abbiamo fatto, abbiamo detto delle cose normali. Noi siamo un movimento di incensurati che adesso non dicono di non prendere soldi. Noi l'abbiamo detto, l'abbiamo fatto. Il movimento gli toccavano 1.700.000 euro per le regionali di rimborsi elettorali, li abbiamo lasciati lì. I nostri consiglieri e assessori all'Emilia Romagna e al Piemonte si sono ridotti lo stipendio a 2.500 euro. L'abbiamo già fatto. Ma non vuole neanche approfittare per questa situazione del PDL, del PD, di Lusi, dei maiali, dei bunga bunga, si avvitano da soli. Se noi, ripeto, non avessimo un'informazione così, saremmo un popolo, perché quando tu fai una cazzata, vai a fare una cazzata, vai a mettermi vestito da nazista sulla prima pagina di un giornale, in un giornale inglese, a vedere cosa succede. Vai a vedere, hanno preso delle intercettazioni telefoniche, hanno pubblicato le intercettazioni in un giornale, hanno preso Murdoch, il più grande editore del mondo, l'hanno processato, hanno chiuso il giornale e arrestato l'amministratore delegato. Ma stiamo scherzando. Invece qui vanno alla radio ufficiale di Sole 24 Ore, questi giornali che prendono rimborsi elettorali con le mie, con le tue tasse. 22 milioni Sole 24 Ore all'anno. E poi mandano uno alla sua radio a dire che io prendevo il nero nel 1996, ho fatto una serata alla CGL e ho preso 20 milioni in nero. Meno male che io sono di Genova, non butto via niente. Avevo la fattura. Avevo la fattura. Smentita, l'avete letta da qualche parte? E allora, e questo qui che l'ha detta si è scusato, ha detto mi scuso, è stato un errore così fatto in buona fede, ma non è colpa sua, lui è uno scemo. La colpa è di chi gli dà voce in una radio che fa 1 milione di ascoltatori, la colpa è il media che trasmette il messaggio, non il messaggio. Luciani, bravo. Ma non voglio metterla su me, io mi assumo le mie responsabilità, ma non voglio più sentire cose che mi hanno detto, che ricevono telefonate minatorie di questi ragazzi, perché voi fate finta di niente. Questa lista che è stata fatta l'avete votata voi, sono cittadini come voi, che stanno penando e hanno anche paura. E hanno anche paura, ma tireranno fuori il pelo, prima o poi tireranno fuori il pelo e gli spulceremo qualsiasi articolo dei loro contratti, andremo a vedere le piccole postille, andremo a vedere perché il 3 di ottobre adesso, il 3 di ottobre non si farà l'asta per i rifiuti, perché dovranno il 3 ottobre fare l'asta di rifiuti, a vedere che cosa si inventerà la regione per non farla. È un sistema, l'inceneritore fa parte di questo sistema, è un sistema del debito. Quando mi dicono Grillo contro l'euro, cazzo, arriva Schulz, quello che Berlusconi ha detto che è un capo, Schulz, no? Arriva in Italia, la prima cosa che dice, questi populisti come il Movimento 5 Stelle, come Grillo, dice testualmente non attua la democrazia tradizionale. Cosa vuol dire democrazia tradizionale? Che cos'è la parola tradizionale? Noi vogliamo fare la democrazia senza aggettivi né prima né dopo. Io non voglio uscire dall'euro, non ho mai detto di uscire dall'euro. Io voglio che ci sia uno strumento in Italia in mano ai cittadini come un referendum propositivo senza quorum che decidano gli italiani se stare dentro l'euro o fuori. Se decideranno che stiamo dentro, io starò dentro. Ma non si può, devi andare in Parlamento. E a me non interessa.